Tre giorni invece di quattro, solo in alcuni quartieri, con un dispositivo di sicurezza rafforzato, ma è pur sempre la festa delle luci e per Lione l'evento è imperdibile. Tanto più che l'anno scorso fu cancellato perché erano da poco avvenuti gli attentati di Parigi. Sono stati il sindaco Gérard Colombi, il neo primo ministro Bernard Cazeneuve e il principe Alberto II di Monaco a schiacciare contemporaneamente i tre pulsanti che hanno acceso la città. Dietro di noi, spiega il direttore dei progetti culturali lionesi, c'è un'installazione con dei robot. È un progetto avviato da alcuni industriali che sono venuti a proporci di lavorare con questi meccanismi moderni. È un modo di cambiare, trovare nuove forme artistiche e anche generare lo stupore con macchine che possono apparire molto fredde, industriali. Et aussi de générer justement un émerveillement avec des machines qui peuvent paraître très très froides et très industrielles. Modernismo forse non apprezzato da tutti, ma a Lione in questi giorni ce n'è per tutti i gusti. Dalle classiche proiezioni sulle facciate dei palazzi storici alle atmosfere particolari date, per esempio, anche dalle cascate di luci come fiocchi di neve particolarmente apprezzate. Mi piace tanto, è la magia di Natale in anticipo. Due anni fa c'erano circa 3 milioni di persone ad ammirare questo spettacolo, quest'anno un po' meno, negli alberghi ci sono ancora camere disponibili, fa freddo, ma con la folla, la musica e vino caldo ovunque ci si scalda e ci si diverte. La Festa delle Luci incanta e colpisce, il 2016 è una ripartenza per il più grande evento culturale di Lione, ci si può divertire, ma solo con strette misure di sicurezza, dice l'inviata di Euronews.